Sono con Samantha Cristoforetti, che appunto non ha bisogno di introduzioni, e ci siamo appena viste in realtà nell'altra sala, quindi diciamo faremo questa doppia intervista. E io per iniziare volevo chiederle, lei poco fa proprio ha parlato del fatto che appunto molte persone le hanno scritto ringraziandola per il suo lavoro, no? Nei vari termini che poi questo ha. E volevo domandare quindi se lei ha dei consigli per le giovani studentesse e studenti che vogliono intraprendere il suo percorso. Beh, intanto buonasera a tutti. Dunque, beh, intanto diventare astronauti non è una cosa che si fa direttamente dopo l'università, non è che c'è un corso di studi, no? Come, non so, l'avvocato, l'avvocata, tu studi quello, poi non funziona così, quindi bisogna scegliersi un percorso di studio, una carriera di base. Solitamente gli astronauti vengono reclutati dalle carriere tecnico-scientifiche, quindi scienziati, ingegneri, anche medici, mediche e molto spesso anche piloti militari, ma anche pilota civile, il mio collega francese Thomas Pesquet, con cui peraltro condivido un ufficio, è un ex pilota di Air France e ingegnere. Quindi so, consiglio di guardarsi, di spulciarsi un po' le biografie dei vari astronauti, non solo in Europa, anche negli Stati Uniti, insomma, e vedere se magari lì c'è qualche idea di percorso che in qualche modo ti attira, ti piace. Poi naturalmente ci vuole anche successivamente a un certo punto della carriera la fortuna che al momento giusto ci sia una selezione per astronauti, che poi naturalmente è molto competitiva, quindi credo che poi si debba affrontare con estrema serenità. Non è detto che chi viene selezionato alla fine sia migliore di qualcun altro che non è selezionato, un processo di selezione non è necessariamente perfetto, ci sono tanti elementi anche casuali, quindi credo che lo si debba affrontare con grande impegno, grande rigore. E senza però essere ossessionati da questa cosa. Sempre appunto rispetto a, diciamo, alle varie discussioni che lei ha sui social, lei è molto attiva, no? E questa è una cosa molto positiva perché in qualche modo crea anche un contatto con le persone che la seguono e che hanno modo anche di comprendere di più di un tema che, come sempre diceva poco fa, può essere compreso da tutti indistintamente se i toni sono quelli adatti, insomma, se la modalità di veicolarlo è quella adatta. E quindi volevo chiederle qual è il modo migliore per utilizzarli questi mezzi, no? Lei parzialmente aveva già un po' risposto prima, quindi insomma voglio chiedere di I nuovo. social, intendi? Sì. Sì. Io in realtà sono abbastanza pigra, sono diventata un po' pigra sui social, l'ho utilizzati molto per raccontare la mia missione, adesso faccio un utilizzo molto più sporadico e anche personalmente, insomma non è che passo tutta la giornata a vedere cosa succede sui social, in realtà sono soltanto su Twitter peraltro, quindi consiglio, onestamente credo che la maggior parte delle persone li utilizzino troppo, quindi una cura detossificante ogni tanto fa bene, quindi probabilmente, e l'ho fatto anch'io in passato, ho utilizzato davvero troppo, quindi ogni tanto dirsi per esempio per una settimana non utilizzo i social, vediamo se sono capace. Così uno intanto si accorge di non essere dipendente, si assicura di non essere dipendente. Di uscire un po' dal circolo del tempo e del tempo breve della risposta immediata, Certo. quindi no, darsi il tempo di riflettere, ricordarsi che non è il Far West, quindi valgono sempre le regole della buona educazione anche nelle interazioni sui social, anche forse non è una cattiva idea essere addirittura no, più educati e più gentili di quanto magari si sarebbe in una conversazione personale, perché non c'è il body Esatto. language, non c'è la possibilità di sorridere, non c'è la possibilità di sottolineare con lo sguardo, con l'espressione, il fatto che comunque sia un'intenzione positiva e quindi Benevola, le certo. possibilità di malinteso sono molto più frequenti. Benissimo, e un'ultima domanda. Io volevo chiederle, noi siamo qui oggi per celebrare l'Europa, le varie iniziative, e questo per noi è un'opportunità grandissima come studenti e come anche professionisti in qualche modo, in qualsiasi campo ci si trovi. E al di là dello spazio, ma anche nello spazio, perché, per quale motivo la cooperazione europea è o dovrebbe essere preferibile agli accordi bilaterali? Quindi perché gli accordi a più stati, la cooperazione tra più stati è preferibile, diciamo, al rapporto uno a uno, ecco.
Beh, diciamo, intanto ci sono tutta una serie di ragioni che credo affondino le radici nella storia e non voglio neanche cercare di spiegarle perché non sono in grado di spiegarle in maniera strutturata e rigorosa, però ognuno può andare a studiarsi un po' la storia delle alleanze bilaterali europee e trarre una conclusione da quello che poi è successo. Quindi sicuramente un processo di integrazione che coinvolga tutto il nostro continente ci ha garantito decenni di pace e prosperità, che è facile, davvero molto facile, me ne rendo conto, dare per scontati, ma non c'è davvero niente di scontato e 70 anni sono niente nella storia dell'umanità, quindi no, possono anche essere semplicemente una parentesi, quindi teniamocela stretta e difendiamola coi denti, questa integrazione europea che ci ha dato pace. Che questo non vuol dire che non sia migliorabile, no? Banalmente credo che tutti quanti possiamo augurarci uno spazio pubblico europeo più integrato, no? Quindi non soltanto uno spazio economico, ma anche uno scambio di opinioni, una conversazione tra cittadini europei attraverso le frontiere, la creazione di un'opinione pubblica europea che è fondamentale se vogliamo creare un'Europa che sia davvero democratica, una tutela sempre migliore dei diritti sociali dei cittadini europei. Quindi di cose da migliorare ce ne sono tantissime, però non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, come dice il proverbio.